Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi non mi vedrete ma mi sentirete solamente parlare. In compenso è tornato il gattone Hummel. Hummel saluta. È tornato per mostrarvi ciò che abbiamo preso da Tiger. Non so se sapete che da qualche settimana Tiger sta facendo questa super promozione per la quale praticamente voi scegliete in una sezione del negozio 10 articoli e in totale questi articoli li pagate solo 5 euro e in più vi fanno scegliere una delle loro borse di stoffa. Io ho scelto questa, guardate che carina, qui c'è scritto Hello from Copenhagen. Guardate, a Hummel piace tantissimo, ha fatto anche il mio agolio. Hummel, cosa fai amore? Adesso apriamo. È veramente troppo impaziente, vuole sapere che cosa ho preso. Ci sono alcune cose che potrebbero piacergli moltissimo. Questa promozione l'ho scoperta grazie a qualcuno di voi che me l'ha segnalata sotto uno dei miei video precedenti. Quindi ragazzi vi ringrazio, perché io ero in vacanza, non sapevo assolutamente che Tiger avesse messo questa cosa. Ci sono stata ieri e ovviamente sono uscita con una bella borsa piena. Adesso Hummel si è messo bello tranquillo. Non è stato semplice scegliere 10 cose di quella sezione, perché alcune le avevo già, molte non erano proprio di mio interesse, e comunque anche se alla fine le cose vi costano solo 50 centesimi ognuna, sono sempre dei soldini che potreste utilizzare per altre cose che effettivamente vi servono e vi piacciono. Però da Tiger si sa che una volta che si entra si comprano anche un sacco di cose inutili. Ho cercato di contenere i danni. Direi che possiamo iniziare da una cosa per la cucina. Allora, ho preso questo set con 4 cannucce, una gialla, una rossa, una rosa e una verde. Sono tutte attorcigliate. Adesso le apriamo insieme. A Hummel sembrano interessare moltissimo. Sì, ma sono stupende. Guardate questa qua rosa, che bella. Questa ha l'arancia. Poi c'è quella gialla che ha il limone. Guarda, Hummino, ti piacciono? Hanno questa applicazione, vedete? E sono delle cannucce riutilizzabili. Dovete sapere che quest'anno ho comprato la macchinetta per fare le granite, semplicemente la macchinetta per tritare il ghiaccio, e consumiamo tantissime cannucce. Ho pensato che potrebbe essere utile, soprattutto per l'ambiente, riutilizzare insomma le cannucce di plastica. Sono deliziose, guardate questa con la fragola, bellissime. Hummel, qual è la tua preferita? Tocca quella zampina, su. E niente, quindi queste non so quanto costassero, però secondo me almeno 2 o 3 euro. E dice che resistono al massimo 40 gradi, quindi non vanno bene con le bevande calde, ma solamente con quelle fredde. Comunque sono carinissime e sono molto contenta di averle prese. Prima cosa, quindi diciamo utile. Hummel, anche se ha questa faccina un po' perplessa, me l'ha provata. Poi ragazzi, ho preso una cosa super carina, ovvero questa pochettina fatta a orsetto, non so, sembra quasi un gatto visto da qui il muso, però le orecchie insomma sono più quelle dell'orsetto. Potrebbe essere con molta fantasia uno Scottish Fold come Hummel, però beigiolino. Questa gli piace, ragazzi? No, me l'ha presa. Hummel, sono riuscita a riprenderla perché gli piace tantissimo. È una bustina rettangolare che si apre qua, quindi una specie di astuccio. Non so che cosa ci metterò dentro, probabilmente la utilizzerò nella borsa per dividere in scomparti. Sapete che io divido tutta la borsa in pochette. Aspettate che vi zoom un po' più su Hummel. Ecco, questa si può lavare a 30 gradi ed è al 50% in cotone, carinissima. Veniamo alle cose di cartoleria che non potevano certo mancare anche in questo video. Allora, la prima non è utile ma di più, ragazzi, perché è una cosa che assolutamente io utilizzo, che avevo già comprato simile sempre da Tiger. Si tratta di un quaderno diviso in 4 sezioni, vedete ci sono anche i numeri 1, 2, 3, 4, e ci sono i divisori colorati, è a righe in A4. Questo è utilissimo, vero Hummel? Non ha tantissimi fogli, perché guardate lo spessore. Ecco, sì, sono 60 fogli. Questo almeno 2-3 euro li vale e poi verrà sicuramente utile. Quindi per ora quaderno, pochettina, cannucce. Poi ho preso un altro quaderno che potrebbe piacere tantissimo a Hummel. Si tratta di questo quadernino azzurro, formato A5, con la copertina cartonata rigida, la spirale. La cosa particolare che vedete, sono incollate delle applicazioni. Se è rilievo, c'è la coda e la criniera, sono tipo in stoffa, sono peluciose. E poi anche questa parte tutta glitterata. Guarda qua, Hummino,
e all'interno è semplicemente a righe. Io questo non l'avevo neanche visto in collezione, forse era di quella collezione del circo di cui io non avevo comprato niente. Comunque a Hummel piace moltissimo, vedete che lo sta approvando. E poi sono riuscita a trovare un quaderno che avevo già, che mi ricordo che costava almeno 3 se non 4 euro, ovvero questo con tutte le applicazioni, tutte le paillette, che facendo così diventa rosa e dall'altra parte grigio. Quando ero uscito questo avevo preso quello in formato piccolino A6 e poi anche il porta documenti che utilizzo sempre. È delizioso, la copertina rigida ricoperta insomma di perline e poi all'interno fatto così, e di questi ce n'erano parecchi, quindi insomma se vi interessa, secondo me, anche se la promozione è partita da un bel po' di tempo, se cercate bene potete trovare ancora delle cose molto carine. Sempre di cartoleria ho trovato queste 5 matite della collezione quella primaverile con i fiorellini, qui ho comprato un quadernino piccolo in formato A6, però le matite non le avevo prese, sono veramente super super carine. Sono delle semplici matite HB, queste secondo me costavano 1 euro, non credo di più. Ragazzi, mi scuso per i rumori e per la luce pessima, però ne devo approfittare perché quando voglio registrare questi video con Hummel, bisogna farlo quando Hummel è sveglio e quando ha voglia, perché io non lo costringo mai. Lui era già qua sul letto, tra l'altro come vedete c'è il coprimaterasso perché stavo per mettere le lenzuola, però lui si è messo sopra. L'ultima cosa di cartoleria sono queste penne che avete visto anche nell'ultimo video haul, già le avevano messe al 50%, quindi da 2 euro a 1 euro, però adesso a 50 centesimi, considerando che scrivono benissimo. Ecco, tra l'altro ne ho una proprio qui sul comodino, guardate come sono fatte, tipo marmorizzate. Hanno un tratto veramente molto fluido e sono blu. Poi ho preso questo, che è un album da colorare. L'ho preso in previsione di un regalino che voglio fare a una bambina, anche se credo che sia un album per adulti, perché vedete, sono quelli con tutte le parti numerate. Praticamente bisogna utilizzare lo stesso colore per ogni numero. Se ci sono, per esempio, qua il numero 1, voi dovete colorare con la stessa matita o pennarello tutti i numeri 1, poi tutti i numeri 2 con un altro colore e via dicendo. E dovrebbero venirvi fuori questi disegni molto carini. Ragazzi, ma questa in copertina non sembra Hummel? Però con le orecchie su, sta guardando un po' perplesso. Dice, no, io non sono così brutto. È un gatto molto stilizzato, fatto tutto con dei cerchi. No, mi sa che non gli piace. Questo qua Hummel non l'ha provato. In effetti potremmo considerarlo un acquisto inutile che non avrei fatto se non fosse stato per la promozione. Però non si sa mai, magari nei momenti di stress, quando sono presa delle mie insonnie, potrei mettermi a farlo. Magari scopro un nuovo modo per prendere sonno. Poi ho preso una cosa che secondo me è utilissima. Queste buste in plastica che servono per mettere sotto vuoto i vestiti. Vedete? Sacchetto sotto vuoto. E questo è rosa, le misure sono 60x40 e considerate che questi, quando li compro per fare il cambio di stagione, il cambio degli armadi, insomma, all'Esselunga, costano tantissimo. Quindi questo, ragazzi, passatemelo, non è un acquisto, secondo me, inutile. L'ultima cosa che vi mostro è una cosa assurda, che non pensavo neanche esistesse, ed è la cosa che secondo me piacerà più di tutte le altre a Hummel. Si tratta di questo affare. Qui c'è una specie di vaso e ci sono anche dei semini che in teoria vanno piantati e guardate, dovrebbe essere come qui nella foto. Nella parte in alto bisogna inserire l'acqua. Mi sembra di aver capito che se lo riempite tutto poi sgocciola praticamente piano piano per 10 giorni e dovrebbe crescere l'erbetta. Ho pensato, sì, in sé questa è una cosa assolutamente inutile, magari un gioco per dei bambini che vogliono vedere crescere le piante, però allo stesso tempo so che Hummel adora l'erba gatta. Ho detto che il 50% dei gatti la ama e il resto proprio non la considera. Beh, un mino è un grande mangiatore di erba. Voglio provare a vedere se questo esperimento funziona e mi cresce dell'erba che è commestibile per il mio gattone. Qui c'è scritto vaso autoinnaffiante arcobaleno, contiene vermiculite e semi d'erba. E qui assolutamente, ragazzi, mi dovete scrivere se qualcuno di voi l'ha provato, se funziona e se anche voi avete pensato come me di farla poi mangiare al vostro gatto. Hummel, questa ti piace? Mettiamogliela qua.
questo è stato tutto il mio shopping da Tiger. Ho speso solamente 5 euro, mi hanno dato anche questa bellissima busta che ho scelto tra tre tipologie. Direi che questa soluzione del scegliersi 10 cose tra quelle in promozione sia molto più conveniente delle buste a sorpresa. Sì, non avete la sorpresa, però potete scegliervi delle cose che sono di vostro gusto e che poi utilizzerete. Secondo me nella classifica delle cose più utili ci sono i quaderni, in particolare questo, le penne che sicuramente utilizzerò e poi direi anche le cannucce, perché probabilmente non così però simili, riutilizzabili, le avrei comprate. Niente ragazzi, io e Hummel vi salutiamo, scrivetemi sotto nei commenti se vi sono piaciuti questi articoli e se anche voi avete usufruito di questa promozione e che cosa avete trovato. Non so fino a quanto durerà questa promozione, spero di avere il tempo e l'occasione per fare un secondo giro. Io vi ringrazio di aver visto questo video, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia. Vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo.